Dopo il primo anno di esperienza in Eurolega, qual è la parte del gioco dove credi di dover crescere ancora maggiormente e se c'è anche quella in cui ti sei sentito più a tuo agio? Sicuramente devo migliorare su tutto, la cosa principale è il ball handling e sul decision making, poi sulla parte in cui mi sento maggiormente migliorato a livello fisico e in difesa. Invece per Matteo ci racconti un segreto che hai cercato di rubare a leggende come Yul o Rudy Fernandez giocando ed allenandoti con loro durante l'esperienza al Real? No, diciamo sicuramente la loro professionalità, ho cercato di recuperarla un po', il modo in cui si allenano, soprattutto il modo in cui hanno cura del loro corpo e cosa nuisci? No, no, diciamo la loro professionalità, sono grandi campioni, quindi tu pensi che ovviamente per arrivare dove sono arrivati loro devi cercare di prendere il più possibile ed era, insomma, era quello che cercavo di fare. Allora Gabri, per te il tuo secondo anno appunto in Eurolega e allora ti chiedo che differenza hai notato in queste prime due partite rispetto all'anno scorso? Se hai notato delle differenze sul gioco, sulla fisicità magari appunto del massimo campionato europeo? No, sembrano per il momento uguali alla stagione precedente. Quindi adesso vedremo anche nelle prossime, vedremo domani e se sarà uguale, comunque il livello di fisicità è molto alto come lo era l'anno scorso. Invece vengo da te, Matteo, per chiederti che differenze stai trovando rispetto, visto che l'anno scorso appunto hai giocato in Eurocup, che differenze stai trovando e se c'è una differenza molto ampia rispetto alle partite di Eurocup con la fisicità o con l'intensità. Senza nulla togliere a livello di Eurocup, ovviamente l'Eurolega ha dei giocatori che individualmente sono di un altro livello, cioè nel senso molte più individualità e molta più fisicità, quindi bisogna giocare ad un ritmo più alto e prendere, insomma, essere più pronti ai contatti, diciamo. E questo è ciò su cui mi sto basando, diciamo, per sviluppare queste capacità durante questa stagione. Vi chiedo a entrambi la cosa che ruberesti al tuo compagno e quella che ti fa arrabbiare di più sia in campo che fuori, Gabri. La cosa che ruberei, come ho detto prima, devo migliorare il suo ball handling, ma te è molto bravo, quindi probabilmente quello. E arrabbiare in che senso? Non lo so, se magari c'è qualche giocata che magari non ti piace che gli consiglieresti di non fare oppure se c'è invece qualcosa anche fuori dal campo che magari non ti piace, che vorresti migliorare del tuo compagno. E secondo che deve arrivare un po' più puntuale la mattina per portarmi in macchina che guida lui. Questa è una cosa interessante. La stessa domanda vale anche per te, ovviamente, che cosa ruberesti da lui e ovviamente che cosa cambieresti di lui. No, allora, quello che gli ruberei sicuramente è l'atletismo, una cosa che gli invidio tantissimo, e il tiro, anche il tiro a 3 punti. L'altra roba è che lui fa un po' i suoi orari, nel senso se dico alle 9:15 lui viene alle 9, io sto preparando la borsa e lui ha freddo perché adesso a Berlino fa freddo e fa: guarda, sono giù, sbrigati perché sennò congelo. E allora devo fare un po' le cose di fretta, però per il resto ci troviamo benissimo. Voi siete molto amici sia fuori dal campo che all'interno del campo. Guardando un attimo anche un po' quello che è successo nell'ultima giornata di Eurolega, entrambi avete segnato 12 punti, allora vi chiedo, è stata una casualità o anche questa amicizia che avete al di fuori del campo vi aiuta ancora di più a giocare assieme, magari anche a cercarvi, eccetera? No, sicuramente è una roba che ci aiuta, infatti ci parliamo molto durante la partita, ci troviamo bene a giocare assieme e infatti ci diamo vari consigli sulle giocate o sul momento in cui farle, come per esempio magari nella partita scorsa abbiamo detto di fare più magari pick and roll in transizione, sfruttare il momento di velocità che abbiamo, perché siamo più una squadra da transizione che a gioco fermo, quindi questo. Molto bene fuori dal campo e questo sicuramente si rispecchia anche in campo. Siamo
due persone che cioè, siamo così tanto amici, ci possiamo dire tutto in maniera molto schietta senza che l'altro se la prenda. Cioè, se pensiamo che un ragazzo, cioè, se penso che Gabriele non sta attaccando troppo, oppure faccio, guarda, inizia ad attaccare, attacco, oppure lui la stessa cosa fa con me. E quindi ci aiutiamo molto. Se vediamo che è una fase un po' complicata della partita per uno o per l'altro, cerchiamo comunque di starci vicini e comunque cerchiamo di anche farci un paio di risate, un paio di sorrisini che ci aiutano, qualche battuta che ci aiuta, diciamo, a smollarci anche. Per concludere, torno da te, Matteo, per te la prima esperienza all'estero, diciamo anche un po' da professionista, perché comunque dopo l'avventura spagnola sei tornato in Italia e adesso affrontare questo campionato tedesco, hai già assaggiato qualche parquet di qualche squadra tedesca. Com'è il campionato tedesco secondo te, secondo la tua pallacanestro? No, allora, il campionato tedesco è un campionato molto molto rispettabile, ci sono ottime squadre e diciamo non penso di poterlo comparare alla Serie A, cioè nel senso, perché sono comunque due campionati diversi, lo stile è anche un po' diverso, però comunque il livello è ottimo, ci sono ottimi giocatori e poi è pieno anche di squadre. Cioè, di squadre importanti, c'è Ulm, c'è il Bayern, quindi diciamo un campionato abbastanza competitivo. Concludiamo ovviamente con una domanda per quello che sarà la partita di domani sera. A entrambi chiedo, partendo da te Gabriele, qual è la chiave per poter dar fastidio e magari anche battere la Segafredo Bologna? Sicuramente giocare con le nostre regole, pensare a noi stessi prima che a loro. Se magari c'è una chiave, secondo me è limitare le palle perse, che poi loro sono bravi ad andare in transizione, in contropiede, come in tutti gli anni, quindi secondo me le palle perse. Per te invece? Allora, sicuramente loro hanno una grande fisicità e corrono molto bene il campo, e poi ovviamente sappiamo i loro giocatori, cosa fanno, le loro caratteristiche individuali. Penso che la partita bisogna basarla anche su quello, perché ovviamente sappiamo tutti che Marco Bellinelli tira da tre punti, quindi penso che bisogna difenderlo secondo quel punto di vista. Sappiamo che Schengelia è bravissimo a giocare sia spalle a canestro che fronte a canestro, quindi bisogna fare attenzione a quello. Quindi bisogna studiare bene i giocatori e insomma difenderli. Ultimissima domanda, poi abbiamo finito. Ovviamente siamo a Bologna, Basket City. Ovviamente Gabriele, tu hai giocato e ovviamente speriamo magari anche un giorno di poter vedere in una delle due squadre di Bologna anche te, Matteo. Parto prima da te, un po' che esperienza è stata qui a Bologna e cosa vuol dire per te ritornare a Bologna? Ma sicuramente è stata un'esperienza che mi ha insegnato tanto, la prima esperienza fuori casa, quindi ad ambientarmi, a cucinare, anche se ordinavo di più, e e a gestire i miei orari, le mie cose, essendo da solo. Sul campo dispiace per come è andata, però sono veramente contento di tornare, sono veramente contento di poter rigiocare al Paladozza, quindi vedremo un po', sarà sicuramente emozionante. Per te invece, Matteo, ti chiedo un pensiero su Bologna, Basket City e giocare magari anche al Paladozza. Diciamo che io a Bologna sono molto legato, partito tutto da quando ho conosciuto lui, cioè da quando abbiamo iniziato a frequentarci. E poi ho anche amici qui, familiari, quindi è sempre bello tornare qui. E poi sappiamo comunque che Bologna è una città che vive per il basket, e per noi due alla fine tornare in Italia, soprattutto in una città che ha vissuto di più lui, però io comunque lo venivo a trovare, eccetera eccetera, è sempre bello. Sicuramente domani sarà molto emozionante.